Ciao ragazze, bentornate. Non sono sparita, ma come vi avevo detto, ero andata via un paio di giorni in vacanza per Capodanno a Monaco di Baviera. Vi faccio a tutte tantissimi auguri di buon anno nuovo perché non ne ho avuto la possibilità. Volevo registrare un video il 30 di dicembre, ultimo giorno per me possibile per registrare, ma mi è venuto su un po' qualche linea di febbre. E quindi non me la sentivo proprio, mi sentivo proprio giù, spossata, proprio non ce la facevo. Ritorno con qualche video perché, fatalità, quando devo registrare io video, devono fare lavori in camera. Ma vabbè, non importa, andiamo avanti. Quindi ritorno con qualche video molto importante perché devo farvi vedere i prodotti finiti e ve li devo far vedere perché ne ho già finiti altri e devo per forza riempire le borse e buttare la roba vecchia. Però questo sarà un video un po' chiacchiericcio per la mia esperienza che ho avuto a Monaco di Baviera, soprattutto shoppingosa. Perché shoppingosa? Io sono stata 3 volte a Monaco e quindi bene o male ho già visto quasi tutto. Diciamo che questa è stata una vacanza un po' più relax, dedicata magari a scoprire nuovi ristoranti, nuovi negozi e giusto per farmi un giro. E mostro che cosa ho trovato. Un po' perché avevo trovato delle cose su Instagram da andare a vedere e altre cose sono andata in giro io, giusto per farmi qualche idea, visto che a Monaco di Baviera già ci sono i saldi e invece da noi, se non sono iniziati oggi, inizieranno tra qualche giorno. Io sapevo il 3 di gennaio, invece a Monaco di Baviera sono già iniziati prima. E mostra cosa ho trovato sia in edicola e sia nei negozi. Parto dall'edicola perché vi ho già messo anche delle foto su Instagram, che casomai ve le metto qui anche in sovraimpressione. E se comunque anche voi avete un profilo Instagram, potete visualizzare tutte le foto che io metto, tanto sono pubbliche, non serve che vi iscriviate, ma vi faccio un po' vedere che cosa trovo. Avevo visto da un profilo che a me però non ricordo più chi era, avevo visto che se si comprava Cosmopolitan edizione tedesca, quindi Cosmopolitan Germania, si aveva la possibilità a non so quanti euro, poi dopo li ho visti in edicola e varie riviste rimaste, il Cosmopolitan con un inserto che non è un altro inserto libroso, giornaloso, ma era proprio un prodotto in omaggio gratuito. Ne ho voluto approfittare perché io di quei pennelli non ne ho neanche uno e se ce li facciamo arrivare in Italia o da Machilalia o dal proprio sito tedesco che li rivende, costano veramente tanto. Vi faccio vedere cosa ho trovato. Innanzitutto Cosmopolitan è questa nella versione tedesca al costo di 3 euro. Dentro si trovava una specie di rotella, che però io ahimè non capisco il tedesco, capisco tante altre lingue ma non il tedesco. Una rotella che a seconda delle tue funzioni, cioè se vuoi un prodotto da risciacquo, da non risciacquo, un olio, un qualcosa, vi mostrano quali prodotti potete acquistare per i vostri capelli. E sinceramente questo marchio che è Schwarzkopf, non so neanche come si dica, sarebbe il nostro testa nera in Italia, cioè questo qui sarebbe il nostro testa nera. Vabbè, non so cosa me ne farò perché comunque in Italia non c'è tutta la roba che si trova in Germania, però vabbè, insomma, tanto per farmi una cultura e per imparare qualche parola di tedesco. Oltre a quello c'era una carta, una confezione regalo della Essie, non so per quale iniziativa, perché vi ripeto, il tedesco io non lo capisco, mi farò tradurre qualcosa da qualcuno che sa il tedesco, giusto per farmi una cultura. E poi dopo ho trovato anche un campioncino dentro dell'Oreal, questo qui, della Revita Leaf Laser 3 giorno. Beh, tag, capisco che è giorno, almeno quello. Dermatologicamente testato e vabbè, insomma, non ci speravo neanche. A 3 euro il giornale, anche un campioncino dentro, neanche male. E invece il prodotto proprio clou, che volevo assolutamente prendere se trovavo il giornale, è di Zoeva. Il pennello è il numero 227, si chiama Luxe Soft Definer, che è un'esclusiva per Cosmopolitan. Allora vi dico,
Bellissima l'iniziativa perché non penso che qua in Italia avremmo mai la possibilità di trovare qualche rivista che ci mette un pennello dentro al giornale. A parte questo, cioè a parte che Zoevas è un marchio tedesco, anche in Italia ci sono molte iniziative con i giornali. Magari stufano sempre le solite iniziative con gli smalti, quello vabbè è logico, ma magari gli smalti costano un po' meno, tra parentesi, tranne quelle Laila, perché quelle Laila sapete che possono andare anche dai 4,5 fino agli 8 euro e passa di costo. Vabbè, a parte questo, secondo me i giornali italiani hanno comunque delle buone iniziative come quelle tedesche, ma dovrebbero un po' variare gli inserti da inserire dentro ai campioni, ai mini formati, alle taglie full size. Dovrebbero un attimo cambiare per non ritrovarci sempre le solite creme viso, creme corpo, smalti, che alla fine gira e rigira, poi adesso ne abbiamo quasi tutti, visto che nell'ultimo periodo sono uscite tantissime iniziative tra Deborah, tra Debbie, tra Pupa, veramente sono uscite veramente tante 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 cose. Dovrebbero giusto un attimo cambiare. Quindi Cosmopolitan, queste sono le prime cose che ho trovato. Poi dopo c'era un altro giornale che adesso vi mostro. Questo che si chiama Jolie, all'interno non c'è nulla di interessante, c'è sempre questo cartoncino regalo della Essie su un campioncino come L'Oreal Revitalift che invece avevo trovato su Cosmopolitan, e invece qui ha un inserto di qualcosa che ha a che fare con l'oroscopo, però va bene, dai, mi farò tradurre perché proprio come vi ho detto io il tedesco non lo so, sono andata avanti in inglese. Se dovevo fare ordinare e chiedere, in inglese solamente. Con il giornale Jolie c'erano due inserti. Si poteva avere o una specie di olio o siero per i capelli che serviva per volumizzare il capello, cosa che a me non mi serve perché io già di mio ho un capello bello che voluminoso e non mi serve fare una testa il triplo di quello che già ho. E perciò ho preso l'altra cosa con il giornale a 2,20 euro, che è il burro cacao della Burt's Bees, che qua io in Italia sinceramente non lo trovo. È comunque un burro cacao da 4,25 grammi di prodotto e 100% naturale. Questo è fatto negli Stati Uniti, cruelty free con 12 mesi di PAO. Poi per il resto traducete voi, sì, comunque è la menta piperita e vitamina E. Già provato un po', veramente vi raffredda le labbra in una maniera impressionante. Anche questo sa da chewing gum, menta peperita, è proprio quel chewing gum tipo Le Vigor Soul, qualche chewing gum alla menta bello bello forte. Non vi so dire se nutre o non nutre, perché sinceramente con due o tre utilizzi non posso dirvi niente, neanche mi sbilancio. Posso solo dirvi che proprio l'effetto che mi dà è un effetto glaciale molto molto fresco, che non so se possa essere piacevole. La prima volta mi ha lasciato un po' così, la seconda già sapevo che avrei avuto quella reazione e quindi mi sono preparata. Staremo a vedere più in là. Certo è che a 2,20 euro un prodotto che qua in Italia non si trova, io non me lo faccio scappare. Noto con grande sorpresa che non ci sono Sephora, almeno io non ne ho visto neanche uno di questo store, non ho visto nessun punto vendita Sephora, tantissimi Douglas o Douglas. E in questi punti vendita ci sono tanti marchi che invece noi troviamo da Sephora, ad esempio Benefit, c'è perfino MAC dentro Douglas, che non ho comprato niente perché un rossetto a 20 euro, ah sì, a 20 euro, sì, costa poco di più. Alla fine credo che qua in Italia cosa li troviamo a 19 e qualche spiccio? Non mi andava comunque di andare a spendere quel qualcosa in più. E altri negozi che ho visto e sono andata dentro sono stati DM, i Müller, adesso non so dirvi di preciso proprio la pronuncia perché vi ripeto, io il tedesco non l'ho mai studiato. Sono rimasta colpita perché c'era Forever 21. E poi sono andata da C&A, che in Italia non ce ne sono tantissimi, so che c'è qualche punto vendita a Milano, ma in Veneto, almeno in provincia di Venezia, non c'è niente. Se bisogna comprare qualcosa lo si trova tutto online. E da Forever 21 volevo vedere se c'era qualche borsa. Sono andata a vedere, roba da vestire proprio zero, non è di mio gusto, no, non ho trovato niente e neanche le borse perché sono tutte chiare. Erano tutte chiare, troppo piccole, senza tracolla e ho lasciato perdere. C&A mi pareva tanto straccio.
E poi dopo, come vi ho detto, Mueller e DM. Mueller pochissime cose anche al DM, ma non per il fatto che non ci fossero degli stand accattivanti, ma è che io sono partita, poi dopo sono andata in negozio e mi ho detto sì, ma questo ce l'ho a casa, questo anche, questo pure, e alla fine ho comprato pochissimissime cose, giusto per provarle, per farmi qualche idea. Soprattutto del marchio P2, che in tedesco, se qualcuno sa il tedesco qua sotto me lo scriva, che è arrivato anche in Italia, ma io all'OVS ancora non l'ho trovato. Ho preso giusto due cose e altre due o tre cosette, perché è attratta dall'INCI. Non ho trovato niente che mi ha colpito di, infatti non ho preso niente, al contrario di quest'estate che invece al DM in Austria avevo comprato parecchie cose dell'Alverde, parecchie. Due cose ho comprato, ma qui proprio niente. Ho trovato la Vera, ma non sono stata tanto là a guardare, perché poi dopo dico creme per il viso, creme per i capelli, shampoo, balsami, alla fine ne ho lassato stare, e ho trovato anche lassante, ma anche lì ho lasciato stare. Però ho preso giusto 3-4 cosine che vi mostro subito. Al DM sono stata brava perché ho preso solo per me due prodotti di make-up e un accessorio. I due prodotti di make-up sono questi due della P2 che vi faccio vedere. Il primo è il Nearly Nude Compact Powder con, penso, anti-effetto lucido, quindi un effetto opacizzante della P2. Ho la colorazione 010 Nude Father. 24 mesi di PAO e 9 grammi di prodotto. Ho preso la cipria perché una cipria l'ho finita proprio il 31, mi sembra, se non erro, e ve la farò vedere nei prodotti finiti. Era quella che vi ho bocciato nel mese di dicembre, quella della Debbie, ed ero rimasta solo con una cipria che è di Astra. Perciò ho deciso di prenderne un'altra perché, come sapete, io le cipre me le mangio, ma questa confezione non mi si apre. Ok, perfetto, ci si apre, ha il suo specchiettino, una spugnetta e il prodotto col simbolo P2, insomma. Staremo a vedere, basta che non faccia danni quel prodotto. E boh, il problema è che se la finisco e mi piace, devo aspettare e sperare che anche in provincia di Venezia l'OVS metta qualche stand della P2. Della P2 ho visto molti video dalle youtuber italiane che si prendevano solo smalti o prodotti per la cura delle unghie. Invece in Germania al DM ho trovato anche i prodotti proprio concentrati al make-up, quindi cipria, rossetti, matite, ma ho preso solo la cipria perché era proprio la cosa che tra tutte le cose che c'erano in negozio poteva essere più utile per me. Il prezzo, bella domanda, non ho più lo scontrino. Comunque non tanto, sarà stato sui meno di 4 euro o meno di 3 euro, però veramente non mi ricordo il prezzo dello smalto all'incirca, ma della cipria proprio no, per niente. Però poco, sono andata a vedere i marchi che costavano meno, e là i marchi che costano poco erano Manhattan, Astor, P2, Essence e Catrice. Bellissimi gli stand Essence e Catrice, ma alla fine gira e rigira mi sembra di aver visto prodotti che sono reperibili anche qua in Italia. Catrice non mi ha intrippato niente, Astor e Manhattan sì, Astor l'ho già sentita da qualche youtuber, per esempio da Bettabella, perché adesso è in Germania, quindi lei ha sempre preso molti prodotti Astor, che saluto, anche se non mi guarda, ma almeno io di tanto in tanto vedo i suoi video e so un po' che marchi si possono trovare in Germania. Astor mi ha un po' fregata perché ovviamente qua in Italia non si trova, nessuno parla di questo marchio e non avevo una cosa specifica da poter provare anche io e dire se era buona o non buona. L'altro prodotto invece che ho voluto prendere è uno smalto della P2 dall'effetto opaco, questo qui. Questo, se non mi ricordo male, l'ho pagato sui 2,49 euro, ha 10 ml di prodotto con 24 mesi di PAO e si chiama 040 Dress Code Trendy. Non so, vi farò sapere. La confezione mi piaceva così squadrata, il pennellino classico normale, né troppo lungo né troppo largo, classico. Odore da smalto canonico, solito. Oh, mi ha intippato, c'erano altre colorazioni, ma non tantissime, circa 6-7. Questa era quella che più mi piaceva di più, e
quella che magari potrei sfruttare anche maggiormente, soprattutto in questo periodo. Una sorta di violetta, porpora. Prugna no, perché è troppo. È ancora un po' troppo chiaro per essere prugna. Prugna per me è un po' più scuro. Diciamo un color porpora. Veramente, gli smalti, lo stand dedicato agli smalti della P2 era veramente molto curato, al contrario di Alverde che proprio era saccheggiato. Forse anche per quello non ho comprato niente di quel marchio. Ultima cosa al DM che ho preso è stato uno specchio perché il mio da tavola mi si era rotta la base per inserire lo specchio qua di lato. Ogni volta dovevo combattere contro la base, cercare di sistemare bene lo specchio per non farlo cadere sulla tavola della scrivania dove io mi tucco. Questo prodotto, questo accessorio, ha due specchi, lo specchio normale e lo specchio ingrandito di 7 volte, che secondo me non si vede tanto, tanto bene, bisogna proprio mettersi nella posizione adatta, se no altrimenti vi fa male la vista, almeno io ho riscontrato questo. Pagato una sciocchezza perché l'ho pagato sui 6,45 euro o qualcosa di più, comunque meno di 7 euro per uno specchio del genere, secondo me super affare in Italia. Cose del genere per me si trovano a 10 euro e più. Dopo ditemi se sbaglio, però dai cinesi, dove di solito si trovano questi prodotti a un prezzo molto basso, sui 10 euro, non ve la cavate a meno. Io a 6,45 euro ho detto ne approfitto, il mio a casa è rotto, sperando di non rompere in valigia per portarlo a casa, l'ho portato a casa sano e salvo e adesso lo utilizzo per truccarmi. Gli ultimi due acquisti li ho fatti al Müller. Anche qui ho preso giusto due cosine perché mi intippavano soprattutto perché li ho trovati senza sali d'alluminio, cosa che mi interessava. Quindi vi sto parlando di due Derlon. Sapete che io i profumi spray non li utilizzo tantissimo perché non mi piacciono. Anche qui tanti marchi di make-up, ma per esempio Art Deco che non conosco, ma prezzi molto molto bassi, molto competitivi, tanti prodotti low cost. Ma ho lasciato stare perché, come vi ripeto, sono piena di roba, a momenti posso aprire io una profumeria e perciò prima smaltisco le mie cose e poi dopo se ne riparlerà magari in un futuro non tanto lontano. Vi stavo dicendo, al Müller ho preso due Derolon senza sali d'alluminio che vi mostro. Quelli qua sono questi, unica pack che vi riscontro, e ve lo dico fin da subito, la boccetta in vetro che per fortuna non mi si è rotta. La marca è CD, Cindy, CD, Deo e dopo mi fermo perché sennò altrimenti pronuncio cose impronunciabili e sinceramente io il tedesco non lo so. So solo che ho preso due profumi, uno è all'arancia con 24 ore, è una nuova edizione e da quello che capisco è senza sali d'alluminio, parabeni e compagnia bella, come la definisco io, ha un 50 ml e 12 mesi di PAO. E l'altra confezione è al melograno, sempre 24 ore, anche qui con 0% di minerali, sì, minerali, siliconi, parabeni. Se voi sapete il tedesco, aiutatemi per piacere, sì, perché proprio io non ne vengo fuori. A 50 ml e anche questo 12 mesi di PAO, pagati 1,45 euro. Molto poco, non erano le uniche profumazioni perché ce n'erano altre due, erano quattro in totale. Una era al limone, ma a me il limone più di tanto non mi piace, ma se l'è preso mio amoroso. E dopo un'altra profumazione era, penso, la classica, quella normale che hanno tutti i Derolon praticamente, però. Vi ripeto, siccome il tedesco non lo so, a me sembrava una profumazione classica. Non l'ho presa perché, avendo visto che c'erano delle profumazioni un po' più particolari, sono andata su quelle che magari qua in Italia non si trovano molto facilmente. Solo questo perché poi dopo veramente c'è così tanta roba che neanche io sapevo più dove andare a parare, dove andare a guardare, poi dopo, soprattutto, siccome ho fatto un giuramento con me stessa di buoni propositi, che ovviamente farò anche un video, ma non ne ho avuto il tempo, era quello che dovevo fare il 30 di dicembre, se stavo bene, ma la febbre mi ha bloccata. Vi farò questo video, non so se oggi, forse domani,
e vediamo se riesco, perché voglio un po' contenermi per provare meglio i prodotti che compro e proprio prendere le cose necessarie o quelle che termino molto facilmente. Con questo, ragazzi, io vi saluto, spero di esservi stata d'aiuto, un pochino di compagnia per ritornare di tanto in tanto anche io. Noi, ragazze, ci vediamo al prossimo video e ditemi voi se avete complicchiato qualcosa adesso che ci sono i saldi o se siete andati all'estero e avete approfittato di qualche marchio che qua in Italia non si trova. Ciao,